Allora, purtroppo in questi anni si è rimasti un po' intrappolati dall'idea della contrapposizione, no? La democrazia diretta sceglie il popolo, contro la democrazia dei partiti, degli eletti nelle assemblee. Invece dovrebbe funzionare in modo diverso, non c'è contrapposizione. La Costituzione, le madri e i padri costituenti erano stati di una grande saggezza e lungimiranza. Hanno dato due schede all'elettore, una scheda per eleggere i rappresentanti, perché nessuno di noi può dedicare tutta la giornata ad andare a studiarsi le leggi. Quindi è bene che ci sia qualcuno che lo fa per noi, che abbia il tempo di discutere, di passare le ore in Parlamento a discutere di un tema o dell'altro. Benissimo. Poi però i costituenti hanno dato un'altra scheda all'elettore italiano e questa scheda dice che quando una legge non è più in sintonia con la realtà sociale, ma i partiti non riescono a superarla, 500.000 elettori possono chiedere con questa seconda scheda che si verifichi se quella legge deve restare in vigore ancora o no. La legge in questione è una legge del 1930,